Wei, stavo riguardando i video del viaggio verso il lago di Costanza e ho pensato, ma nessuno si è accorto che manca un pezzo. Sì, perché vedete nel video del Trentino, quattro passi e un buco, il video si conclude sulla pista ciclabile verso Merano. Domani mattina raggiungiamo Merano. Là trovo una stanza e mi chiudo dentro tutto il giorno a riposare. E il video successivo inizia in Svizzera. Quindi, cosa succede da Merano alla Svizzera? E soprattutto, perché non ve l'ho fatto vedere? Partiamo dalla seguente affermazione. Se e solo se la Val Venosta eliminerà tutti i meleti, allora Milio ci tornerà. Quali sono le scelte multiple? A. Milio ha avuto un'esperienza traumatica in Val Venosta a causa delle mele. B. Milio ha avuto un'esperienza traumatica in Val Venosta a causa delle mele. Partiamo dall'inizio. Non so se oggi arrivo in Svizzera, però qui non siamo in Italia. Parlano tutti tedesco. Cioè, siamo in Trentino Alto Adige, ma questa è la zona dell'Alto Adige, che è più legata alla cultura austriaca che a quella italiana. Ed è assurdo, sembra veramente di non essere in Italia. Ci sono campi. Campi sterminati, dove le mele non nascono, vengono coltivate. Oh, non vedo l'ora di finire questa ciclabile. Vi giuro, è noiosissima ed è pieno di mele, solo mele, mele dappertutto. Insomma, ho decretato che questa è stata la giornata peggiore nel mio viaggio verso il lago di Costanza. Peggiore addirittura di quella giornata in cui sono stato chiuso in una casa abbandonata per via della pioggia. E ma sì, ma perché questa pista ciclabile era lunghissima, piatta, in mezzo ai meleti, c'erano solo meleti. Quelli della Val Venosta adesso mi ammazzeranno con gli occhi. Ma la Val Venosta bellissima, la pista ciclabile invece, secondo me no, era magari molto meglio passare per la strada normale e vedere i paesini.